30% al tiro. L'ultima gara non aveva neanche messo piede in campo. Walter Della Fele dichiarò alla fine della scorsa stagione sarà il nostro titolarissimo nel prossimo campionato, ovvero di queste. Partito le prime tre, poi ha cambiato idea, è cambiata la strategia su Stefano Tonut, non sempre al massimo livello, soprattutto della forma. Oggi molto molto contenti per lui, per rivederlo contro la prima in classifica dal primo minuto. Teodosic per Marković in quintetto, insieme partono i due leader, il primo e il terzo nella classifica degli assist. Marković fa andare via questo pallone, grande pressione difensiva. Cepol che ha preso le redini del leader nella formazione campione d'Italia ed è un signor giocatore, ecco lì che prova a ricevere. C'è grande intercetto di Pippo Ricci sul primo attacco della Reier. Cepol mi ha impressionato per la durezza fisica e mentale della prima difesa che ha fatto su Marković. Qui Ricci intercetta il passaggio. È suo il primo tiro dell'Umana ed è 3-0 per i campioni d'Italia. È incredibile come si prenda energia dalla difesa. Voi dite ma è appena iniziata la partita, ma si è visto la prima difesa che Cepol era in partita. De Nicolao che in penetrazione si prende il fallo della difesa. Stefano Cepol era venuto a sostituire Marquez Ains che aveva un po' a sorpresa annunciato il ritiro. Giocatore diverso, era stato detto, chiaro, molto diverso, molto più difensore, molto meno attaccante, eppure Cepol lo sta veramente sostituendo al meglio, anche se con tante diversità. Era arrivato per fare il riparatore, quello che dalla panchina entrava e faceva quello che la squadra, della quale la squadra aveva bisogno. Adesso sta prendendo sempre di più responsabilità importanti. L'orgoglio di questo giocatore che ha giocato anche da 4, l'abbiamo visto a Cantù giocare da 4, 1,92 m, è sconfinato. Teodosic, il cambio di lato, occhio, rarissima palla gettata al vento da Milos Teodosic per l'arresto e tiro di Stefano Tonut che fa 6-0 per Venezia in questo inizio di partita. Concentratissimo l'Umana. Sulle qualità tecniche di Stefano Tonut nessuno ha mai discusso. Bel taglio di Ricci stoppato da Watt sul passaggio di Gamble. Molto arrabbiato Sasha Georgic. Poi il pallone esce oltre la linea laterale. Il possesso è ancora per l'Umana. Stefano, a proposito di giocatori cresciuti, di conferme, di giocatori partiti come guastatori o riparatori, Andrea Di Nicolao che ha 28 anni, sta vivendo la super stagione della maturità. Due volte in doppia cifra di assist con il record di 14 contro Cantù, 8 volte già in doppia cifra. Era un giocatore forse destinato nella sua carriera ad essere di raccordo, si sta costruendo un ruolo di assoluto protagonista invece. Mentre tutto si costruisce l'uno contro uno di Stefano Tonut, partenza incrociata a sinistra tirando il controtempo e il time out ovviamente di Giorgiovic, sicuramente non contento. Tornando a De Nicolao, per me il segreto di Nicolao, perché so che ti piace molto come giocatore, ma perché me lo ricordo un bambino. Ogni anno si poteva degli obiettivi per la crescita e per il miglioramento. Sentiamo Sasha Georgievich intanto. Two side long. Two side long. Seo, you are going to this side, okay? Two side long, Igre, solve him. Peffi, boom. Kyle, get the ball and play, okay? Okay, let's go, we're good, hey. They're nexting, they're nexting. So nexting, boom, pick and roll. Stay, stay, don't cut, stay. You understand? On you, boom, they're nexting. They're gonna trap me anyway. They're gonna trap. Just stay, okay? Just stay, okay? Hey, okay? Let's go, let's go. Hey, continuation. Ball has to move. Ball, let's go. One, two, three. Prima di andare a letto di Lorenzo, coach. Sul pick and roll, avete visto, è un timeout tecnico. Non ha scosso i giocatori, sa che in un momento non facilissimo, addirittura ha carezzato Teodosic. Sì, per togliergli un pelucco quasi da papà, più che da filiale, bravo. Andiamo prima dal nostro Ettore De Lorenzo, a te Ettore. Ettore, un attimo che non ti sentiamo, eccoti. Eccomi, eccoci. Georgievich si è rivolto soprattutto a Teodosic, gli ha detto di guardare soprattutto negli angoli e ovviamente giocare il pick and roll, ma ha avuto un atteggiamento, dobbiamo dire, con i suoi giocatori per incoraggiarli più che per, come dire, strigliarli. A voi. Non si è mai scosso più di tanto negli inizi a volte traballanti della sua Virtus in questa stagione, sapendo perfettamente cosa la sua squadra sia in grado di dare dopo l'inizio a volte balbettante. Bel duello tra giocatori mancini che molto godono dell'andare vicino al ferro. Julian Gamble contro Michel Watt. Allora vedete il piede perno, quello destro,
l'avambraccio. Ecco, il fallo è questo, quel braccio destro, che la mano destra che si appoggia. Ricci stoppato poi da Watt con il grande recupero, poi la palla che non subisce la violazione di metà campo perché è toccata a un giocatore di Venezia. Teodosic resiste al contatto, crea la separazione, cortissimo qui, e continua a litigare con il ferro la squadra di Sasha Giorgic. 0 su 4 al tiro, mentre Venezia non ha ancora sbagliato un tiro. Insomma, 3 su 3 dal campo, grande differenza di intensità, con una concentrazione notevolissima per i campioni d'Italia che vogliono per il terzo anno di fila essere la squadra che dalla posizione numero 8 ribalta il pronostico, eliminando il numero 1. De Nicolao, mano armata da Mitchell, Watt! Andrea De Nicolao e la sua consacrazione in quest'annata per l'11-0 Umana Reyer. Da 4 anni, a proposito di miglioramenti che lui fa, la crescita esponenziale al tiro da 3 punti. Buona stagionina, terza consecutiva a Venezia dopo le due Correggio, le due Convarese e le due Andreviso d'inizio. Viene non solo da una grande stagione quella scorsa, da una grande finale dove spesso è stato decisivo quando meno forse la gente se lo sarebbe aspettato. Felicissimi che un giocatore a 28 anni italiano possa ritagliarsi da titolare inaspettato momenti di grande pallacanestro. Tonuzzo qui va cortissimo, anche se in fiducia. Bologna deve scuotersi, 3 minuti di fatto sono passati, i punti sono ancora 0. Markovic, vediamo se passa dietro il blocco di Gamble. Sì, c'è lo spazio, il passaggio forse un po' pretenzioso in un'area a quel punto molto chiusa, arriva l'infrazione di piede. Uno dei grandi temi è che i passaggi di Markovic e Teodosic, non in questo caso, ma spesso sono sopra il ferro oppure schiacciati sulla linea di fondo. Avete visto come la difesa dei bianchi collassava l'area e impediva la zona. Attenzione sulla rimessa da fondo. Eppure Teodosic fa ancora solo errori per una Bologna che però si conquista l'extra possesso con Wins, che sceglie ottimamente il timing per il salto e fa primi 2. Dopo il massimo vantaggio la Virtus torna sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Andrea Di Nicolao indiavolato fa 6 nella sua partita. Il tema tattico di chi è marcato da Teodosic lo punta per andare fino in fondo in uno contro uno. Bella posizione di Watt qui, che chiude e prende rimbalzo, apre a De Nicolao. Donut arriva a rimorchio a grande velocità dietro la schiena, la salva in qualche modo Mazzola. Ceppol, sarebbe stata l'azione più bella dall'inizio delle Final Eight, seppure all'inizio della seconda partita. Davvero bella, non trova il bersaglio grosso, e allora Donut con un po' di ritardo in difesa ferma con un fallo Stefan Markovic. È come se Tonut avesse detto: anche noi sappiamo passarci bene la palla, vogliamo ricordare che nelle vittorie, nelle grandi vittorie dell'Umana Reyer, ci sono stati anni con supremazia negli assist, nei passaggi smarcanti, squadra che sapeva giocare e passarsi la palla. La zona di Venezia, vediamo come viene attaccata dalla Virtus, dentro, fuori, ancora dentro, direi molto ben attaccata. Splendido autoblocco usando il corpo di Gamble, non è riuscito Watt ad anticipare. Bellissimo passaggio diretto, veloce, di Marco Ricci. Stefano, il vantaggio ampio in questo inizio di partita, manca ancora tantissimo. Forse a tanti ricorderà quello che era già successo l'anno scorso, quando Venezia ebbe addirittura 20 punti di vantaggio contro Sassari. Aveva 20 punti. E non si può non ricordare, l'aveva già detto Walter De Raffaele, come qualche fantasma in questa competizione Venezia se lo porti sempre dietro da casa. Sicuramente, perché come diceva proprio il coach, è partito da favorito, da sfavorita, ha avuto grandi vantaggi, ha dovuto recuperare, insomma le ha vissute tutte, diciamo è rotta a tutte le esperienze, pronta ovviamente alla prima vittoria. La penetrazione di Stefano Tonut, che però è stato l'ultimo a toccare, qui lo vediamo, ha fatto l'esperienza anche il nostro operatore, ma tutto ristabilito. Qui sbaglia quello che sarebbe calcisticamente un rigore a porta vuota, e Bologna un po' di difficoltà in questo inizio di partita. Certo, Stefano, l'essere rientrata da una finale comunque europea giocata, qualche scoria forse la sta lasciando, 2 su 10 al tiro. E consideriamo che questa è la quarta partita impegnativa, perché il 5 ha giocato col Partizan in 8 giorni, non lo dobbiamo dimenticare mai. Ribaltamento di De Nicolao per Valerio Mazzola, ed è un'Umana splendida in questo inizio di partita che non sta sbagliando praticamente nulla. Massimo vantaggio, più 12. 22-0 la valutazione per adesso della gara. Markovic da lunga distanza, la Virtus non si scuote, va oltre l'arco di 6,75, ci riprova vicino al ferro. Gli arbitri cosa dicono? Fallo di Mitchell Watt su Julian Gamble. Watt protesta, andiamo a vedere.
anche perché è già il secondo fallo della sua partita. Secondo fallo per un centro ad inizio gara, costringe sempre, eccolo qua, il segno inevitabile ad uscire, entra Casparone Wittmann con i suoi 114 kg da opporre agli uno contro uno di Gamba. E abbiamo già visto, Stefano, nella precedente partita come Michele Urzerni sia stato pesantemente condizionato. Tra i migliori al Forum contro Milano pochi giorni prima, due falli nel primo periodo, di fatto la sua peggior partita in stagione. Speriamo ovviamente che per Mitchell Watt e per la bontà di questa seconda gara non sia così, anche perché Watt, caro coach Michelini, è il miglior scorer dell'Umana con quasi 15 punti di media in campionato, il 62% da 2, ci mette anche 7 rimbalzi e mezzo, semplicemente una parola, imprescindibile. Ti aggiungo un altro fallo, subisce 5 falli, quindi un centro in una pallacanestro moderna dove sempre meno i centri prendono responsabilità. Watt è il faro della laguna veneziana in questo caso, usando un simbolismo scontato magari ma efficace. Mette il primo Teodosic. Anche questo signore è leader per punti con 15 di media della Virtus, giocando 25 minuti a partita. Lo ha voluto Sasha Georgievic, lo ha convinto Sasha Georgievic, un'aggiunta per il nostro campionato impressionante. Chiaro che sia stato facilitato dalla presenza di questo signore in panchina, l'arrivo di Teodosic, che è un'icona assolutamente mondiale, e poco conta che abbia fallito in NBA per tutto quello che ha fatto tra nazionale, in Zesca e prima in Grecia. Questa è quando entra Paiola, la Virtus alza la pressione difensiva. Questo è un classico, l'entrata di Paiola, sempre ogni volta. Questo ragazzo, sai, lui è di Ancona ma gioca a basket City, la mia città, io la conosco bene, ma sai, Paiola non tira tanto. Paiola ogni volta che entra difensivamente fa cose importanti, 1,95 m, e sta crescendo alla scuola di due grandi maestri. Dice l'anno Raffaele, scorso 12 minuti di media in campo, per ora con Giorgic l'ha ritoccato di un solo minuto, ma viene dalla sua miglior partita contro Pesaro, quintetto 22 minuti. Ha detto quando è arrivato Sasha Georgievic: per me che sono un playmaker, poter immaginare di essere allenato da lui e di avere adesso Markovic e Teodosic come compagni di squadra è un sogno che si realizza. E ci crediamo, Stefano. Eh sì, perché la scuola conta ancora, per fortuna, come conta ancora per Gamble andare a tirare con la mano sinistra e costringere Wittmann al fallo. Una bella esecuzione di pick and roll dinamico, un corretto passaggio di Marco. Julian Gamble è arrivato, Stefano, a Bologna in estate un po' tra lo scetticismo di tutti. Ecco, quindi un benissimo a cronometro fermo con una bella tabellata. È quel problema. Anni 30, però arriva dall'università di Miami, venendo subito in Europa, in Francia, prima nella seconda lega. Poi è cresciuto Belgio, Germania, Bonn, in ritorno ancora in Francia. Quest'anno, pur sapendo di non essere un pivot magari dominante come Watt, ma ha trovato nei compagni di squadra dei giocatori che sanno come servirlo, e allora è diventato molto importante anche lui come terminale. Ha imparato moltissimo il tempismo di bloccare il pick and roll, la palla, e tagliare nella maniera giusta e corretta per ricevere gli illuminanti passaggi dei suoi compagni. Dentro anche Capitan Bramos e Austin Day, che è l'uso far uscire due giocatori di questa qualità per Walter De Raffaele dalla panchina. E oltretutto con una responsabilità come quella, chi c'era in campo prima di voi ha fatto benissimo, ci ha portato a 10 di vantaggio. C'è anche Marble in difesa proprio sul capitano avversario, qui recupera il pallone dopo la buona chiusura, guardate la proprietà di palleggio di colui che non è effettivamente un playmaker. Paiola con coraggio si arresta da 3 punti, il bel rimbalzo proprio di Michael Bramos che ha raccolto i gradi di capitano in casa Venezia, proprio da quel giocatore che a sorpresa, davvero leader di Walter De Raffaele, ha detto basta in estate. Mentre qui è pronto ad entrare un altro dei suoi leader, ovvero quel Julian Stone di cui abbiamo tanto parlato. Ecco, vedete, la spalla sinistra di Wittmann era sopra alla spalla sinistra di Valdirossi, lui aveva il diritto di metterla davanti e di tagliarlo fuori. Più 10 Venezia, palla in mano Austin Day, il ricciolo di Jeremy Chapel che accelera, rallenta, è sempre in controllo. Pippo Valdirossi bravissimo nel recupero alzando il braccione di questo pallone. Teodosic con prima il pareggio sulla mano destra, poi il cambio di mano, la finta, il tentativo di passaggio schiacciato con l'interferenza che consente alla Virtus di avere ancora 19 secondi a disposizione.
Bravo Baldirossi, che da Tirtusino fin dal vivaio prende i gradi di capitano con orgoglio assoluto, l'ha detto, giocare di fatto nella squadra in cui sono cresciuto è un assoluto privilegio. Chapel con il canestro, segnato il fallo subito con un'azione devastante. E guardate, Chapel è andato, era al lato destro dell'attacco e ha palleggiato di destro, di solito lì la difesa ti ruba la palla, eppure è riuscito ad andare a tirare con la mano interna e a subire anche fallo. Bravo lui, solo lui, estemporaneo, riesce a inventare queste cose. Super stagione due anni fa, Cantu qui va a recuperare anche il pallone per il taglio di Widmar, la finta con il semigancio mancino un po' debole in mezzo a tre giocatori della Virtus, resiste, ne trova altre due per il 20° punto di Venezia. C'è poi già una delle più belle scoperte in Serie A, Cantu, poi si è ripetuto a Brindisi. E Stefano, al di là della qualità più o meno in alcune partite, non è un tiratore ma sa segnare anche dalla lunga distanza, è la sua innata capacità di essere leader, tanto a Cantu quanto a Brindisi, che forse ha convinto Walter De Raffaele e Federico Casarina a portarlo a Venezia. Ed è una leadership particolare, quella dell'esempio, cioè lui prima fa vedere come ci si batte, come si difende, come si si butta su una palla vagante, come si prende il più pericoloso degli avversari e non gli si fa toccare la palla, magari è di quattro ruoli diversi, l'abbiamo visto, ricordiamolo, marcare dal playmaker al 4. 1,90 1,91 con le scarpe. Però lo vedete, molta forza fisica, grande determinazione, migliorato nel tiro da tre punti. Insomma, sono quei giocatori che chi è che non lo vorrebbe un giocatore così? Qui gli arbitri a vedere le immagini al monitor, e dunque pausa in campo a 3-0-5 con Sasha Georgevic, prima arrabbiato anche con i suoi, certo, Zane lo sguardo a 3-0-5, vedere solo 6 punti segnati per un attacco che normalmente viaggia dei livelli altissimi con 86 di media, e soprattutto Stefano avendo concesso 20 punti agli avversari. Eccolo qui Luca Baraldi, Paolo Ronci, lo staff di fatto societario della squadra del patron Zanetti. Si riprende, dicono gli arbitri, con 21 secondi sul cronometro dei 24. Eccolo lì, ha ristabilito il tempo. La Virtus fino a un paio di azioni fa aveva 0 falli di squadra spesi, ora è al limite del suo bonus, mentre Roman ha già speso il suo bonus a disposizione. Gamble in panchina, è entrato sul parquet Vince Hunter, mentre zona Venezia 2, si mette 3. A zona, eccola lì. Zona 2-3, l'aveva fatta solo una volta su una rimessa da fuori. Paiola prova a passare dietro al blocco proprio dello stesso Hunter, non per chiudere l'azione, tanti palleggi contro Cepol, non si passa dalle parti del giocatore di Cincinnati. Ci vuole la magia di Filippo Baldirossi per darne due a Bologna. Baldirossi sfugge al controllo, seppure a zona di Deiva, a fare un tapping importante, mentre adesso lo spinge in maniera evidente. Coach, come si commenta questa difesa di Jeremy Chapel su Paiola, se non dicendo perfetta? La prima, ricordiamo, la prima contro Markovic, appena iniziata la gara lo aveva messo a sedere a terra con la sua fisicità, e si guadagna due tiri liberi importanti. Il record di punti di Jeremy Chapel in campionato proprio in casa della Virtus Bologna era l'aprile dello scorso anno, quando ne mise 25. Lui, che pur da non grandissimo attaccante viene dal suo massimo invece in questa stagione, ne ha messi 18 nel derby contro Treviso. Quei tifosi veneziani quadrati. Poi sarebbe anche la storia di questo ragazzo, Stefano, Austin Day, che ha la voce qualità del livello offensivo forse secondo a pochi nel nostro campionato, ma che l'anno scorso proprio dopo la partita a Bologna contro la Virtus ha rischiato il taglio, da lì è cambiato in meglio, MVP delle finali scudetto. Poi è partito da sesto uomo, dopo ha fatto veramente delle grandi finali scudetto. Marbo per Paiola, sarebbe stato un assist pregevole, ma il ragazzo di Ancona, che ha la voce anni, dice 20, ha fallito la tripla, che ha trovato soltanto l'opposizione nel secondo ferro. Austin Day preso da Hunter, palla in post basso per Widmar, insomma non è esattamente il più veloce a muovere quei piedi in partenza, ma è molto bravo a portarsi a casa il palo della difesa. Avete visto, va sempre prima di tirare Widmar, guardate,
a cercare il contatto. Qui Baldirossi ha alzato le braccia in maniera corretta, ma ha invaso il cilindro spostandosi in avanti ad andare all'interno del cilindro, quindi corretta l'interpretazione, e per Baldirossi sono 3 i falli già. 2 per Watt da una parte, 3 per Baldirossi all'altra, fuori Paiola dentro nel turno per Sasha Georgievic. Corto intanto il primo tiro libero di Kasper Widmar, uno dei tanti, tantissimi giocatori dell'Umana Real Venezia, squadra che ha confermato più elementi della passata stagione. Gioca solo 11 minuti al 50% a cronometro fermo e non viene nemmeno confermato qui con lo 0-2, oltretutto c'era invasione e dunque arriva la palla persa. Eppure Stefano, a proposito di giocatori utili negli scorsi playoff e in finale, anzi l'invasione era di un giocatore della Virtus, quindi decisione cambiata da parte degli arbitri, Widmar è stato decisivo nei tanti momenti in cui Walter De Raffaele lo ha alternato a Mitchell Watt. Signori, questo giocatore con la Slovenia ha vinto gli europei giocando 25 minuti da titolare. È vero che c'era qualche compagno discreto, no? Luka Doncic, Dragic, qualcun altro. Sì, qualcuno che sa giocare a pallacanestro c'è in Slovenia. Il campo ci stava. Teodosic con la penetrazione, prendendosi lui il fallo adesso di Julian Stone. Bologna ha bisogno di una scossa, Stefano, ed è chiaro che Miloš Teodosic sia il giocatore indicato e deputato a dare la scossa ai compagni. Qui non è andato a tirare, qui io sono convinto che sia andato a cercare fallo, perché a mio parere ha visto arrivare Stone e ha deciso di andare a subire fallo. Devastante il suo impatto in Serie A, terza giornata 22 punti proprio contro Venezia, arrivava dal problema al piede che peraltro gli aveva fatto perdere la rassegna mondiale in estate, poi altre pazzesche gare, i 30 punti a Trento 2 settimane fa, Venezia ne ha messi 16, ma con 1 su 11 da 3, la sua peggior prestazione al tiro in stagione. Nota che oggettivamente non ci si aspetta da Miloš Teodosic, ha qualcosina da farsi perdonare se proprio vogliamo andare, no, a trovare il pelo nell'uovo. Il pressing ancora della Virtus è superato molto bene con dei d'appoggio a metà campo. Stone a chiamare lo schema, Teodosic gli concede spazio, Stone, giocatore pericoloso da lunga distanza, anche se per diversi tratti della scorsa stagione si era messo a tirare anche molto bene dall'arco. Ricci resta su dei ultimi 5 secondi, grande difesa di Ricci. Stone, eccolo qui che va a forzare dall'arco, mostrando tutte le difficoltà di questa sua complicata stagione. Wins passa dietro il blocco di Hunter, Ricci dalla punta, Teodosic in uscita dal ricciolo, finta di Ricci, step back, tiro difficile con errore di Dvar a spostare Hunter per prendere il rimbalzo. Buona difesa di contenimento della Reier, che ha costretto uno step back veramente difficile l'ala forte bolognese. Bologna che non ha ancora segnato una tripla, l'avete visto anche alla grafica in sovraimpressione, mentre Stone soltanto il ferro con un tiro poco convinto. La Virtus a 0 su 4 in assoluto, 3 su 17 al tiro per il 17%, e ancora continua ad avere enormi difficoltà. Giorgi ci allarga le braccia come per dire: ma il canestro è maledetto, stiamo veramente giocando la peggior partita della stagione. Dei fa un regalo a Bologna, Widmar però in qualche modo mantiene il possesso e Bramos grazia, quando normalmente da lì è una sentenza la difesa bolognese. Veramente una grande occasione per la Virtus adesso. Pilo è penetrato sul parquet, va a commettere fallo interrompendo l'azione di Miloš Teodosic. Are Pilo è tornato dopo l'esperienza velinese e dopo la conquista dello storico scudetto di Venezia. Vediamo Filloi, i piedi onestamente erano a terra entrambi, il contatto veramente veniale, i due terribili Teodosic. Se ne va niente, ragazzo di Cordoba, Argentina, ma italiano e presenza fissa della nostra nazionale. Se vediamo sbagliare anche i tiri liberi a Teodosic, forse allora qualcosa distorto nella serata della Virtus potrebbe anche capitare. Fuori proprio l'ex Zesca Mosca, Los Angeles Clippers, tra le altre della sua carriera. Torna Stefan Marković sul parquet per questi ultimi 28 secondi e 3 decimi. C'è il time out di Venezia, vediamo se possiamo andare ad ascoltarlo prima di sentire la voce di Ettore De Lorenzo cosa avrà detto Walter De Raffaele ai suoi su questo più 10 di Venezia contro Bologna. When we play flash for you, we got some, but look this, look me, when you got the ball, this flare is open, if not
we play the pick and roll with you. Watch out the press. We go into new. Austin. No. Ariel. Austin. Michael. Andrea. Okay. In offense on the other side. We go three up. Three up. Regular. Three but up. We cross screen for you at the end. Don't forget. First, second, Michael. Hold on extra second that Austin is here. So while you go, Andrea is coming. Then Ariel, you choose. For Austin, ISO. For Michael, pick it on the side with Valerio. Exactly, start 14. Molto tecnico il time out di Walter De Raffaele, con segni precisissime per ogni suo giocatore. Prima Ettore De Lorenzo, poi Stefano Michelini. Ettore. Ettore De Lorenzo dalla panchina, lo stiamo per ascoltare a te Ettore, allora in zona bordo campo. Sì, ha disegnato lo schema coach De Raffaele per l'ultimo tiro, insomma bisogna andare fino in fondo, utilizzare tutti e 24 secondi e il tiro dovrebbe prenderlo Austin Day, a voi. Stefano. Esattamente così, precisione, andiamo a vedere l'esecuzione. De Nicolao passa al metà campo. Palleggio insistito, esce Pillò, è preso molto bene da Cournou e allora si va con la seconda opzione. Eccolo lì Austin Day che si apre, finta di tiro da tre punti, ci sono ancora 6 secondi per chiudere l'azione. Cerca di battere Ricci, Bologna accetta il cambio. Ricci super in difesa a togliere la palla a un grande trattatore quale è Austin Day, che si lamenta del contatto molto vistosamente. Lo va a calmare Michael Browns, capitano di Venezia. Occhio ad Austin Day e alla sua parte emotiva. Spesso lo ha tradito dal suo arrivo in Italia, prima a Pesaro e poi a Venezia. È chiaro che la difesa, quando Austin Day è lontano dal canestro, lo spinge a mettere la palla a terra, ovviamente. E adesso la palla a terra la mette Cournou per Teodosic. 3 secondi. 2 secondi Teodosic per restituire palla al suo compagno di squadra. Lo va a rincuorare. 21 punti per Venezia nel primo quarto, partita fortissima, poi un po' si è fermata. A Virtus invece è partita con difficoltà e chiude il primo quarto con difficoltà. Coach Stefano Michelini. 20.